Grazie all'aiuto di mio nipote, oggi vi parleremo di orto invernale. Ho comprato una nuovissima moto zappa, come sempre vi metto i link Amazon o in descrizione, oppure li trovate nella biografia, cliccateci sopra e vi si aprirà un mondo. Una moto zappa 100% costruita in Italia ad un prezzo speciale, super speciale. Con questa moto zappa ho finalmente potuto arare il mio terreno, zapparlo, rompere le zolle, perché il mio terreno è argilloso e durissimo, e ho fatto l'orto invernale. Andiamo a vedere come si costruisce, vieni con me. Iniziamo questa avventura con l'orto invernale. Bisogna per prima cosa zappare, muovere tutta la terra. Il mio terreno è molto argilloso, molto duro, ma lavorato bene, un terreno argilloso rende più di qualsiasi altro terreno, perché trattiene meglio l'umidità. Per evitare che il terreno sia troppo compatto, andremo a mettere almeno 10 sacchi di sabbia sui 25-30 metri quadri di orto che sto facendo. E serve la sabbia appunto per evitare che il terreno si indurisca e si compatti troppo e quindi soffochi le radici delle piante. Quindi, come state vedendo in questo momento, sto buttando sabbia e sto rigirando la terra numerose volte. Piantine prese. Con il rastrello lisciamo la terra rendendola omogenea e bella da vedere. Adesso è il momento di concimare la terra con un concime 100% organico, ovviamente consentito in agricoltura biologica. Vedete che terra liscia, morbida. Abbiamo misurato 20 cm, mentre con un bastoncino sarà la distanza tra le piantine. Bastoncino ogni 15-20 cm, scaviamo un po', togliere la pianta, appoggiamo la pianta e ricopriamo. Adesso ci tocca fare tutto. Abbiamo finito di piantare, poi se avete dei suggerimenti dateceli, perché noi non siamo i più esperti del mondo, quindi accettiamo il vostro suggerimento. Adesso irrighiamo dall'alto, perché non ho voglia di rifare l'impianto di irrigazione, tanto l'inverno più o meno piove e dovremo cavarcela. Spero che questo video ti sia piaciuto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!